Siamo tornati in Piazza Grande, buon inizio di settimana perché siamo tornati col controllore della piazza. Grazie, grazie. Eccolo qua, Beppe Marconi, perché abbiamo fatto diverse puntate sui bagni chiusi ad Arezzo nel centro storico e tra quelli i casi famosi c'è questo qui di Piazza Grande. No? E questo qui è sentito molto, specialmente dai turisti, perché addirittura in tante cartine che l'ente del turismo o chi ha preposto a vendere queste cartine ci sono segnalati i bagni. Poi quando arrivano qui con questa cartina e mi dicono, io non so cosa rispondere perché si sono segnati ma in realtà sono chiusi, e io non so cosa più rispondere, perché a questo punto che le dico? Devo dire, no, qui segnato, però è chiuso. Non facciamo una bella figura. Assolutamente. Arezzo sembra allergica ai bagni, non ce n'è uno neanche. Ma forse Arezzo è una città che dice mangiare mangi qui. E fai la fai più là. Non è male. Ha capito, perché quello che il piacere Arezzo. Sì. E poi il bisogno. Il bisogno. L'acquazione, diciamo, la facciamo la fine. Va bene. Però insomma, di chi sono questi bagni? Lui sa che è stato vice sindaco. Sì, noi ci siamo conosciuti addirittura. Noi ricordiamo queste pagine. Allora, di chi sono questi? Del comune. Quindi si cambiano i sindaci ma nessuno fa niente. Sì, anche perché lì i bagni in realtà in origine c'erano, sì. Poi furono trasformati in questi bagni chimici e lì il lavoro automatici, non so come funzionava, fatto sta che a quel punto l'hanno dovuti chiudere perché questo automatismo non funzionava bene. C'erano anche le docce qui, o sbaglio? No, le docce no. Dove erano le docce? In quell'altro? Quale? C'era non un altro so. Bagno, sapevo che c'era. No. Le docce in queste zone, solo i bagni, sì. Erano di quelli a gettone, che mettevi il gettone, ti si apriva e entravi dentro. Una volta il mio Luca, quando funzionava, non era piccolino, il gettone, entrò dentro. E io rimasi fuori, dico, sto bambino è rimasto dentro, come fa? Invece era più furbo di me. Dicevamo, ma che ti preoccupi, basta pisciare qui, io sono ben riuscito. Mentre un'altra volta è successo questo, che due turisti stranieri, la signora si rimase chiusa dentro. Rimase chiusa dentro e urla. A un certo punto fu chiamata, mi sembra, i vigili del fuoco. Nel frattempo, chissà per quale motivo, si apriva da sé automaticamente. Sì, che questi signori, arrabbiatissimi, e se ne andavano, ma i vigili del fuoco come facevano a giustificare la loro presenza? E andavano a fermare questi signori per far capire che come mai questi signori dissero, noi è andato bagno però rotte, se ne andavano praticamente, insomma i vigili del fuoco si dovettero giustificare il loro intervento, perché arrivarono che si era aperta da sola questa porta. Insomma, spieghiamo che, perché sennò veramente. Ma il problema ci sono i bar che uno può andare a farlo al bar, però insomma dai. Sì, il problema è sì, problemi. Però insomma, mettiamo che qualcuno abbia qualche, diciamo, no, urgenza. Non urgenza, ma qualche disfunzione. Ah, certo, non può andare proprio, continuamente 4-5 volte al giorno, perché a quel punto diventa una disfunzione doppia. No, sono problemi. Sta a casa quando ci sono problemi di natura di disfunzione, si cura e poi viene. Scusa, non ci ridere. Il problema è questo qui, che la pubblica amministrazione non ce la fa a gestire queste cose, perché purtroppo noi, e mi ci metto in prima persona, siamo dei vandali e non utilizziamo il bene pubblico come si deve. Quindi cosa succede? Questo fatto che poi la pubblica amministrazione è costretta a chiuderli. Se non lo dà in gestione a qualcuno che controlla e fa le pulizie. No, scusami, quello che gli fa comodo in gestione lo dà, perché l'acqua l'hanno data ai privati, i rifiuti ai privati, perché non gli danno anche bagni, scusa. Un bagno. Ma lo darebbero, il problema è che non c'è il privato che lo vuole... prende, perché non è un business, capito? A malapena uno ci tira fuori uno stipendino, se va bene. Oddio, in questi momenti potrebbe essere anche un'occasione per qualcuno per trovare lavoro, però logicamente... Anche qui l'investimento è tanto inizialmente. Tu, una pipì quanto la faresti pagare? Ah, se va in Germania ci vuole un euro. Sì, ma come si fa? A Siena mi paga 50 centesimi. Ah, in Germania un euro. E pagare anticipato, perché c'è quella lì, quella tedesca di fuori, che se non paghi te lo taglia. La tedesca di fuori. Te lo taglia. No, per esempio alla stazione di Firenze metti i soldi, sì. Apri la sbarra. Sì. E quando esci e si apre la sbarra automaticamente, sì. Quindi praticamente non ci vorrebbe uno scienziato mettere una sbarra che col gettone
apre e si chiude. Si apre, poi naturalmente quando esci non c'è bisogno di rimettere i soldi, perché la fotocellula dall'interno te l'apre automaticamente. E non credo che sia un costo eccessivo. Ora c'è quel bagnettino che hanno fatto là al Praticino. Sì, non l'ho visto, che sì. L'hanno anche ripulito, sì. Visto. Sì, però che succede? Ogni tanto, non è perché ho fatto il bagno poi me ne disinteresso, Io capisco, come ha detto un amico qui, che c'è i vandali, tutto quanto, è vero, e questo non c'è problema. Però un attimino d'attenzione, almeno ogni 15 giorni una persona del comune, fra tanti queste persone che sono addette ai servizi pubblici, se facesse una capatina a questo bagno mi sembrerebbe il minimo. Se poi ce ne fosse 4-5, Arezzo, se lo fa a turno diventa uno stipendiato. Bravo, bravo, bravo. Va bene, ma l'unica cosa, lei è favorevole alla terza giostra? No, io no. No. E se vuole... Sì. Mi spiego anche. Sì, sì, vero. No. Perché io sono qui tutto il giorno, sì. E ho la fortuna di ascoltare molti turisti, specialmente nel periodo del Saracino, quando la piazza è ingombra in un modo terribile, scusate l'espressione, delle tribune. E ogni tanto mi vengono a dire: ma come, voi Arezzo deturpate una piazza con queste tribune? Ma come, voi aretini permettete che per un mese l'anno questa piazza sia così deturpata? Ormai è una tradizione, però non approfittiamo delle tradizioni per sciupare il tutto. L'ha detto lui venerdì scorso, più o meno la stessa cosa. Sì. Ha confermato quello che ho detto io. Bene, vabbè, torneremo a trovarla. No, io sono sempre qua. Bene. Fin tanto che la provvidenza. A domani. Ciao. Buona serata, signori. Ciao. Arrivederci. Ciao.